Non solo Covid, ci mancava solo il virus del topo ragno, l'allarme di questi giorni da Pechino. Oltre dunque al Covid, il vaiolo delle scimmie, la febbre del Nilo, la dengue, la febbre tropicale, insomma i virus si moltiplicano. O siamo più attenti alla luce della recente pandemia? Il professor Paolo Fazi, direttore unità operativa complessa, virologia e microbiologia dell'ospedale di Pescara. Allora, in una provincia rurale cinese sono stati segnalati 35 casi di infezione umana da un virus che si chiama Langevirus, che va a parassitare, un virus RNA che va a parassitare i toporagni. Quindi l'ennesimo salto di specie. La nota positiva è che pare che non ci sia un passaggio da uomo a uomo, e che in pratica queste 35 persone siano tutte in salute, non hanno avuto pochi sintomi, non ci sono stati casi letali. Ecco. In Italia c'è preoccupazione o no? No, assolutamente no. Poi noi dobbiamo considerare una cosa, che i salti di specie si verificano una volta ogni 2 anni, un microorganismo, spesso un virus, da un animale diverso dalla specie umana riesce a fare appunto il salto di specie e parassitare l'uomo. E solitamente, come in questo caso, si parla di pochi casi appunto di malattia, spesso si tratta di malattie che si autorisolvono, come in questo caso qua. Nel caso invece dei coronavirus siamo stati abbastanza sfortunati, è venuta fuori questa pandemia. Se vogliamo, da microbiologo, trovarci una nota positiva è che finalmente anche l'uomo della strada sa che significa il lavoro prezioso che noi microbiologi e virologi eseguiamo per la collettività. E poi vado a leggere, c'è questa dengue, come si trasmette? Allora, la dengue si trasmette tramite un vettore che è una zanzara particolare, fa parte del genere Aedes. E in particolare la specie diciamo, più in grado di trasmetterla è Aedes aegypti, però anche Aedes albopictus, che sarebbe la nostra ormai nostrana zanzara tigre, potrebbe essere in grado di trasmetterla. In Veneto c'è questa febbre del Nilo, giusto? Sì, in Veneto c'è la West Nile Fever. È una patologia che è trasmessa da un'altra zanzara, ma una zanzara proprio nostrana, Culex pipiens, quella che ci disturba di notte. È una percentuale molto bassa, si parla di un caso ogni 150 infetti. Si evidenzia una encefalite che talora può essere letale. Il vaiolo delle scimmie ormai ha già causato oltre 600 casi, mi sembra, in Italia, e adesso sta arrivando proprio nella nostra regione il vaccino. Il vaccino si chiama Invadex ed è un vaccino che al momento è riservato esclusivamente agli operatori di laboratorio che utilizzano colture cellulari e ai soggetti che ne fanno uso perché magari sanno di avere un'attività sessuale promiscua molto intensa. L'animale più pericoloso per l'uomo è la zanzara. La zanzara è il vettore che trasmette veramente una grande quantità di malattie, a cominciare dalla malaria.